Il commentatore reale Neil Sean ha affermato che Meghan Markle ha avuto un drammatico cambiamento di opinione riguardo ai titoli ed è entusiasta di afferrarli per se stessa. Il principe Harry e i loro due figli Meghan Markle sembra aver cambiato idea sul prendere un titolo reale per i suoi figli dopo i colloqui con le principesse Beatrice ed Eugenie, ha affermato un esperto reale. Secondo il commentatore reale Neil Sean, la duchessa del Sussex in precedenza aveva ignorato l'importanza dei titoli all'interno della famiglia reale. Lo status di Sua Altezza Reale è stato tolto sia al principe Harry che a Meghan Markle nel 2020 dopo che si sono dimessi dalla vita reale, ma sono ancora autorizzati a usare il titolo di duca e duchessa di Sussex. I figli di Meghan e Harry attualmente non hanno titoli e si chiamano Archie Harrison Mountbatten-Windsor e Lilibet Diana Mountbatten-Windsor senza alcuna decisione sui loro titoli da quando Carlo è diventato re. Il signor Sean afferma che Meghan ha cambiato idea vedendo quanto fossero utili i titoli sia per la principessa Eugenia che per sua sorella, la principessa Beatrice. La duchessa è ora determinata ad aggrapparsi a loro, ma durante la sua intervista bomba con Oprah Winfrey nel marzo 2021, Meghan sembrava aver respinto del tutto l'importanza dei titoli. All'epoca, ha detto: "Tutta la grandezza che circonda questa roba è un attaccamento che personalmente non ho. Punto. Sono stata una cameriera, un'attrice, una principessa, una duchessa, sono sempre stata Meghan, giusto?" Ha anche aggiunto: "Sono stata chiara su chi sono, indipendentemente da tutte quelle cose, e il titolo più importante che avrò mai è mamma. Lo so, ma ora..." Neil ha suggerito che Meghan ha avuto un drammatico cambiamento di opinione riguardo ai titoli, credendo che sia importante per lei e i suoi figli mantenere i loro titoli.